Fanta Amici. Oggi vi faccio vedere un registratore che ho comprato a poco al mercatino dell'usato, un vecchio registratore, penso di fine anni 70. E ve lo voglio far vedere e devo aprirlo per vedere le sue condizioni interne ed eventualmente cambiare la cinghia, perché funziona, ma appunto gira solo la parte superiore della lettura delle testine, mentre il motore centrale dove si agganciano le cassette non gira. E allora adesso vediamolo insieme. Olè, questo è il Sanyo M1101 in condizioni praticamente perfette, con la sua custodia e dentro c'è il registratore. Ma adesso andiamolo a tirar fuori. Eccolo qui. Allora, io penso che fosse circa di fine anni 70, perché le condizioni sono davvero eccezionali. Dentro è praticamente immacolato. Il suo funzionamento era completamente manuale, ovvero non c'era un play, uno scorrimento veloce come tasti fisici, ma c'erano queste leve che permettevano il play, l'andare avanti, stop, tornare indietro e queste funzioni base qua, il rec. E lui, come ho detto, funziona, le condizioni sono estetiche eccezionali. Io ho provato a collegargli qui un alimentatore e lui è partito, lui va. Ovvero lo metto in play e tutta questa parte funziona, si vede girare, quindi la lettura la fa. Però questo motorino, qui c'è il motore centrale che almeno questo destro dovrebbe girare, quando va in play, questo resta fermo, non gira. Quindi penso che sia una questione di cinghia, ma adesso voglio andare ad aprirlo. Eccolo qua aperto. Allora, ci sono due semplicissime viti qui e poi si sfila, quindi è proprio facilissimo da aprire. Ok, lì vedo un connettore e la fortuna è che in questo qui abbiamo subito qui la cinghia. Ed è veramente, è ancora buona, però ormai ha perso la sua forza, quindi resta ancora inserita, ma ormai non tira più. È una molla tipo fascetta, una molla, scusate, una cinghia tipo fascetta. Io di queste non penso di averne, però proverò a mettergliene una più sottile, normale, di quelle che ho, e vediamo se parte qualcosa. Ok, no, allora fermi tutti. La cinghia non può uscire da qui, perché ovviamente c'è questo blocco che tiene il tutto fermo al motore, che poi vabbè, sono due motori, eh. Questo è il motore, questa è la puleggia. Quindi questo blocco tiene tutto fermo alla puleggia. Quindi ci sono due viti qua, provo ad andare a svitare quelle lì per togliere quel blocco. Vediamo. Ok, allora ho fatto, le ho svitate solo un pochino per cercare di non farlo uscire, non staccarlo del tutto. Alzandolo un po' sono riuscita a sfilare la cinghia. Mentre c'ero ho dato una spruzzata di alcol isopropilico qui alla rotella del volume, perché di solito questi qui gracchiano quando poi andate a muovere la rotella del volume. Ma la sua elettronica dentro ancora, saldature fresche, belle sono ancora, quindi mi pare che non abbia nemmeno bisogno di un ripasso delle saldature, c'è ancora messo veramente da Dio. Addirittura le piattine delle batterie non hanno ossido e né niente, è stato tenuto veramente veramente bene.
Ora, il problema è che io di cinghie così grosse non ne ho e quindi proverò a mettergli una di quelle normali, più sottili, però per dire già da quella lì vedete la forma sladinata già di questa qui sua originale rispetto a queste. Provo a mettergli una di queste, mal che vada, provo a mettergliene due per fare un po' più spessore e provare a fare in modo che simuli la sua a fascia originale. Vediamo se si conclude qualcosa. Allora, ho inserito una delle mie e non è tiratissima, perché poi non deve essere tiratissima, deve essere giusta. Questa secondo me potrebbe già andare bene perché non è proprio molle come era questa la sua, ma resta leggermente più in tiro. Quindi adesso provo a chiudere provvisoriamente e faccio un test. Olè, allora l'ho collegato provvisoriamente con i suoi 6 volt, un alimentatore universale. Provo a mandarlo in play e vediamo subito se lì gira qualcosa, eh. Sento il motore andare. Allora, lì gira. E qui gira, ragazzi. È andata. È andata. Prima non girava niente. È andata. Quindi, cacchio, funziona. Perfetto. Allora, purtroppo il mio però ha il problema che per quanto funzioni tutto, se gli metto una cassetta mi mangia il nastro. Ho visto che c'è la meccanica che non va a toccare bene il rullo che aggancia il nastro per farlo girare e quindi ci sarebbe da riregistrare la meccanica. Io questa è una cosa che non so fare, quindi niente, richiudo, lo lascio così e per chi lo volesse da sistemare, regolargli la meccanica. Metto il link del mio eBay in descrizione. Intanto richiudo tutto. Ciao.